Benvenuti ragazzi alla settima puntata della serie di Smoy's Place dedicata a Stellaris. Siamo rimasti in una situazione esplosiva, nel senso che abbiamo incontrato un altro impero vicino a noi, questa volta a sud, gli Aether Galactic Union, che sono altamente ostili nei nostri confronti. E non abbiamo nessuno degli altri vicini che sia alleato, sono tutti quanti parzialmente ostili. Questo vuol dire che dobbiamo iniziare la corsa agli armamenti. Abbiamo iniziato a costruire degli spazioporti e con la tecnologia andremo avanti il più velocemente possibile verso armamenti superiori. Tolgo dalla pausa, metto a fastest. Spero che riusciremo ad andare via con la nostra navicella più o meno intatta, quella scientifica, perché è in una parte dello spazio che sta per essere inglobata proprio all'interno dell'Atlantic Union. Dovrebbe essere System survey possibile. complete. Oh, perfetto, abbiamo terminato l'Habitable World Survey. 500 di 500 di Society Research non è per niente male. Allora, stiamo quasi arrivando con i missili di livello 2, Fusion Proceed Missiles. complete. Ecco, vedete cosa è successo? Siamo entrati perché la navicella scientifica stava andando verso un mondo che all'interno adesso della Aether Galactic Union tornerà a essere disponibile fra un po'. Quindi dovremo e poi andrà a esplorare a nord, sicuramente. Decisamente punto verso la Destroyer. Eccolo qua, infatti non abbiamo più access. E la nostra navicella sarà dispersa fino all'11-9. Quindi il 9 dell'11, quindi ancora per un paio di mesi. Construction complete. Eccola qua, tornata. Decisamente prima facciamo il Project Research, poi il Service System e poi vai a nord. Senza colpo ferire. Possiamo aumentare la flotta, ma aspetterei di poter produrre le destroyer, che valgono due, come due navicelle ognuna. Construction complete. Sulla superficie di Amanita Rules possiamo Construction aumentare complete. solo i laboratori, ma non quelli che ci Construction interessano. complete. Guardiamo un attimo su Sfinferli. Su Sfinferli possiamo aumentare decisamente il nostro output. Per quanto riguarda l'energia, il cibo va bene. Aumentiamo l'energia anche su Amanite. E poi su Mazze di Tamburo, è esatto, dovremmo iniziare a costruire la Betarian. Abbiamo bisogno della Planetary Administration prima, quindi abbiamo bisogno di aumentare la popolazione. A questo punto, sì, decisamente bisogna tentare di attirare qualcuno. Metterei come editto Land of Opportunity. So che potrei svuotare Amanita facendo così, ma al momento è fondamentale. Research complete. Abbiamo una ricerca completata. New research. Una Frontier Clinic potrebbe aumentare la abitabilità dei pianeti, anche se in questo momento non ne abbiamo grandemente bisogno. Come montagne non ne abbiamo molte. Il Biolab potrebbe aumentare la Society Research, che potrebbe essere molto utile. Sì, andrei di Biolab. Debris analyzed. Vado di spaceport upgrade su Sfinferli e costruiscono uno spaceport su Amanite. Construction complete. Abbiamo Construction analizzato i debris complete. che ci hanno dato delle simpatiche cose verso altre tecnologie. Anomaly found. Ricerca l'anomalia, assolutamente. Non abbiamo ancora abbastanza minerali per lo spazioporto. Construction complete.
We've gotten a report from Science of Ricosbord. It seems like a ceramic container circling the star Ellamir, most peculiar, should obviously not be there, yet somehow it has managed to find its way into a close orbit. Special point can be issued. Sì. Situation log updated. Assolutamente vogliamo investigare cos'è quel cilindro di ceramica, senza ombra di dubbio. Non siamo andati molto avanti con la quest degli Erassiani, abbiamo trovato solamente uno dei sei, delle sei parti interessanti. In effetti una cosa che stavo pensando ora sarebbe forse il caso di andare a testare le amebe di nuovo con la nostra flotta, in modo da poter anche verificare se c'è qualche mondo interessante in mezzo a questi quattro che sono occupati adesso dalle amebe. Research complete. Final Star Union, abbiamo un nuovo vicino. Sono sempre dei subject degli Idax. Sono spiritualiti, pacifici e xenofobi, quindi non abbiamo niente a che fare con loro. Basso un po' la velocità per non perdere nulla. Oh. Ecco, ad esempio. Allora, Adaptive Bureaucracy. Più 2 leader capacity, più un leader pool size, leader corruption cost meno 10%. Decisamente buona. Però la naval capacity è quello su cui dobbiamo lavorare. Quindi vado di naval capacity, anche se mi piange il cuore. E su Amanita non possiamo ancora costruire le destroyer, ma sarà la prossima cosa da fare, appena arriveremo al termine. Ancora 28 mesi, è una ricerca molto lunga da fare. Intanto andiamo a fare questa battaglia. Ora le nostre navi dovrebbero essere abbastanza toste, quindi vediamo se riusciremo a non perdere troppo contro le amebe. Vedete che sono due grandi e molte più piccole. Sono oltretutto già state danneggiate. Possibile che abbiano combattuto. Quindi Later Galactic Union garantisce indipendenza di Chaskaran Nation, che sono dall'altro lato. Questi non mi piacciono per niente, queste mosse. E il problema è che i nostri vicini più affabili sicuramente non andranno ad attaccare in quella direzione. Dobbiamo attendere e sperare. Forse una cosa che però possiamo iniziare a costruire è l'esercito. Inizierei a costruire 3 Defense Army e 3 Assault. Non Aggression Pact Invitation, quindi sono stati perfetto. Praticamente Later Galactic Union sta già formando una federazione di spiritualisti contro di noi, di base. Questo non è una buona notizia. Non lo è in nessun caso. Inizio ad aumentare il cibo su Sphinferly e l'energia anche su Amanite, perché avremo bisogno entro breve probabilmente di situation log updated, di avere più popolazione. Eccoci qui, un nostro governatore, anche il nostro ammiraglio ha guadagnato, abbiamo perso qualcosina, niente di che. Puoi tornare a curarti. La nostra science ship sta andando verso di lì, ma a questo punto direi di fare research project qua e service system qua. I nostri leader ne abbiamo spazio ancora per uno, oltretutto i generali sono available, quindi questo è buono. Sign leader
lo assegniamo. Volendo potremmo andare anche su questo Arid World, ma non ha praticamente nulla. Se non fosse così piccolo e così insignificante, l'avrei già colonizzato. Purtroppo Amanite già è piccolo, ma era in una posizione un po' migliore dal punto di vista delle risorse di quello. Perfetto, i governatori comunque stanno continuando a crescere di capacità. Construction complete. Research complete. Un'altra cosa che dovete, che deve andare qua a fare il research project, che mi sono dimenticato prima. New research. Allora, cosa possiamo fare? Blue laser, il physics lab. Physics lab, bisogna aumentare la, il nostro output di fisica. Dobbiamo liberare questa casella per avere un po' più di cibo. Questa casella ha sia minerali che cibo, dovremmo scegliere quale di due salvare, cibo in questo caso, perché altrimenti non sarà sufficiente per sostenere la vita su questo pianeta. E che siamo già a zero. E bisogna probabilmente fare delle hydroponic lab nello spazioporto per mantenerla. Ora possiamo andare in Amanita Rules. Quanti ne abbiamo di corvette? Aspettare quasi quasi, sì, 14 mesi, possiamo aspettare di fare le destroyer, direi. Construction complete. E adesso abbiamo spazio per 27, sarà abbastanza interessante. Però prima di andare a scornarci, direi assolutamente che abbiamo queste due amebe da eliminare. Aumentiamo ancora un po' la velocità. Construction complete. Perfetto, Sfinferly ha fatto la sua costruzione. Abbiamo un ottimo output a questo momento. Ok, c'è stata un'enorme battaglia a Rantemario 5.000 anni fa. La superficie, da un lato del pianeta, è piena di crateri. Le Wrackship sono tutte completamente distrutte, quindi le navi sono completamente distrutte, rimane veramente poco. Quello che possiamo fare è Mount Graviad Expedition. Allora, prima vai qua, Research Projecting System. Perfetto. Amanita Rules ha fatto le sue truppe. Perfetto. Allora, research complete. Poco da fare per questo momento. Però la nostra construction ship può fare decisamente anche le research station qua. Attenzione. Regenerative ult issue potrebbe essere molto utile in guerra. Sì, vado di quello. Anche se sarà lunghissima, ci serviranno 172 mesi, ma partiamo già con un vantaggio. E abbiamo comunque un più 5% di velocità dato dal nostro simpatico scienziato. Abbiamo ricevuto, anzi abbiamo trovato il graveyard che da 200 esperienza dello scienziato, 150 di avanzamento per engineering, cosa che ci permetterà di finire la tecnologia attuale, e più 3 a Rantemario 1 di engineering. Una figata. La nostra Science Ship può andare adesso a fare il Reject Project qua. Oltretutto questo valeva per... Non valeva per i precursor, ma era molto importante. New Research, datemi un secondo. Allora, potremmo andare verso il Destroyer Assembly Yards, decisamente. Allora, Amanita Rules deve aumentare il suo spazioporto. Dopo di quello faremo le destroyer. Allora, andiamo a costruire, intanto a disegnarle. Eccola qua, la nostra destroyer. Ci sono in realtà due tipologie che possiamo fare. Costruiamo la prima con la gunship bow e la gunship stern.
aumentiamo quel che si può mettere come sensori e thruster. Non abbiamo ancora questo slot, ma possiamo aumentare sia gli armamenti, allora, che tutto il resto. Metterei un missile da 2, un laser, una coil gun, 3-2 laser quasi quasi. Come quantità di energia che ci serve, questo è perfetto e tutto il resto va assolutamente in armatura. Come lo chiamiamo? La trifolatrice. Eccoci qua. Perfetto. Salvata. Adesso ne costruiamo un'altra. Destroyer. Invece che la gunship mettiamo l'artillery e la gunship stern. Quindi mettiamo qualcosa di grosso. Metterei quasi quasi come grosso la coil gun, che sia veramente grosso, e un missile dietro medio. Quindi questa è una nave che ha armamenti più pesanti. Detto questo, mettiamo come sempre 2 reactor e armatura. E questa la chiamiamo la... come la possiamo chiamare? La smazzuratrice. Perfetto, in un'ora di mazza di tamburo. Lo scienziato sta aumentando di livello. Perfetto, questo vuol dire che andranno più velocemente le nostre ricerche. Construction complete. Construction complete. Purtroppo qua dobbiamo aspettare di avere il prossimo livello di colonia, che ha bisogno però di 5 di popolazione. Ah, siamo un passo, siamo veramente un passo. Construction complete. Eccoci qua. Construction ship può fare anche quella mining station, che male non fa. La nostra flotta è quasi completa, su Amanita abbiamo completato lo spazioporto e iniziamo di destroyer. Direi di fare 2 trifolatrici e 2 smazzolatrici. Questo dovrebbe coprire per 8, quindi arrivare a 24. Ne aggiungerei altre appena abbiamo abbastanza minerali, anche perché adesso abbiamo ben 33. Construction complete. Research complete. Perfetto. New research. Research alternatives più 1 potrebbe essere interessante. Service speed più 5 l'abbiamo già fatto una volta. Vado di research alternatives. Voglio aumentare la possibilità di trovare qualcosa di utile. La nostra construction ship purtroppo non ha molto da fare. La mando ad upgradearsi, già che ci siamo. Lo spazioporto livello 3 per ora costerebbe troppo su altri, lo terrei solo su Amanita. Un'altra trifolatrice. E un'altra smazzolatrice. Construction complete. Abbiamo trovato degli altri alieni. Ships upgraded. Construction complete. Ricerchiamoli, in 3 mesi ce la dovremmo fare. La nostra nave scientifica sta terminando quel progetto. Abbasso di un attimo la velocità. Allora, con ancora 3 dovremmo arrivare a 28. Ce n'è spazio ancora per 2. Cosa che farò. Trifolatrice prima.
smazzolatrice poi. Special project complete. Abbiamo un contatto con degli xenofili, molto bene, militaristi, cosa che non mi dà fastidio. Ben trovati, dove siete? Oh, sono alle spalle dei nostri rivali. Stiamo andando molto bene, sono equivalenti a noi, più o meno. Questi sono, possono, i nostri potenziali alleati. Proprio questi, perché hanno lo stesso nemico che abbiamo in comune noi. Scommetto che si sono già anche scornati. Allora, no, ha un non aggression pack invece. E addirittura indipendenza garantita dagli Aetir. Non so come sia possibile che vadano d'accordo con tutti questi stronzi. Detto questo, abbiamo quasi terminato. Possiamo costruire una Betan, giusto? Betarian, eccola qua. Questo ci darà un boost alla nostra energia spaventoso, cosa che ci permetterà di costruire degli altri, assolutamente delle altre stazioni interessanti all'interno del nostro sistema e anche di mantenere una flotta maggiore. Adesso abbiamo ancora bisogno un po' di una destroyer, credo. L'Aetir Gratic Union ha aperto i suoi confini a noi, cosa che ci interessa poco perché il nostro obiettivo è spaccargli le reni, in realtà. E lo faremo. Ho tutta l'intenzione di andare a prendere questi quattro sistemi qua e il controllo della Black Hole. Perfetto, ne abbiamo ancora spazio per un paio di destroyer. Andiamo a finirle. Ecco. Special project complete. We have tried everything in order to find how to the ceramic pot ended up in stellar orbit. Non siamo riusciti. Abbiamo guadagnato 150 di influenza. Che non servono a niente, ma è andato così. Non c'è niente da fare. Eccolo qua. Direi che con il termine della costruzione della nostra flotta possiamo chiudere qui la partita, almeno per questa volta. Vi ringrazio per avermi seguito, vedremo come andranno a finire le cose la prossima volta. Almeno siamo pronti adesso per difenderci. Una buona giornata, arrivederci. Ciao ciao!